Buonasera amici, benvenuti a una nuova fantasmagorica. Stai poco bene, Johnny? No, è che siamo negli anni 20, che cosa siamo negli anni? No, negli anni 40 siamo. Gli anni 40, siamo più negli anni 40. Abbiamo fatto un casino nell'ultima puntata. Abbiamo fatto un casino, maledetto flusso canalizzatore. Abbiamo incrociato i flussi canalizzatori. Sì. È qua, no aspetta, il flusso canalizzatore è così, è qua, lo trovate qua, il flusso canalizzatore. Allora, siamo negli anni 40, dal NIT negli anni 40, che c'era in già, Marocco, che c'era già, a Casablanca, a Casablanca, il primo NIT storico, quello storico. Anni importanti, perché ricordiamoci che negli anni 40 c'era la... nei bar non si scherzava. No, e c'era la sigla! Stiamo facendo questa stronzata. Volevamo parlare di un grandissimo capolavoro di tutti i tempi della storia del cinema, che è Casablanca. Che io mi sono ricordato 10 minuti fa di aver visto 25 anni fa, più o meno. In realtà non vogliamo parlare di Casablanca perché si è già detto tutto in Casablanca, no? Nel corso del secolo. Noi non possiamo dire qualcosa. Possiamo dire una cosa: c'è una scena meravigliosa di questo film in cui ci siamo riconosciuti tantissimo, ed è per quello che abbiamo deciso di fare questo filmato. Che al momento in cui Humphrey Bogart è nel chiamiamolo bar, non so come vogliamo chiamarlo, è un bar con tutti questi, insomma, personaggi, sono militari, sono di questi personaggi che lo invitano al tavolo, lui ce l'ha per le palle e gli chiedono ambasciatori di sì, Bogart, esatto, tutti chiama, questi personaggi qua con le brutta gente lì, sì. E lui si siede al tavolo con loro scazzato e questi chiedono: e lei di che nazionalità è? Perché ovviamente lì è una, come si può dire, un centro di tutte le varie nazionalità del mondo. Sì, tra l'altro. È una Gomorra praticamente. Sì, tra il santo e il faccetto. Esatto, e lui, la sua risposta è: I'm a drunker. Ovvero sono un ubriacone. E quello noi ci ha veramente aperto il cuore, abbiamo deciso, quindi... E la risposta che riceve è quindi questo la rende cittadina del mondo. Sei un cittadino del mondo, esatto. Perché infatti questa è una cosa molto bella e molto romantica. Che dove sei, se bevi... Cito Patrick, il mio amico Patrick Pistolesi di Drink Kong, che lui spesso quando trova a parlare, praticamente invitano lui a parlare, a fare gli speech, non invitano a me. E come mai? Dice che il bar è il posto più democratico del mondo, perché tu quando entri, non importa chi sei, da dove vieni, cosa vuoi, ti metti a banco e sei un cliente come tutti gli altri. Totò avrebbe detto che è una livella. Lui parlava della morte, ma bere è anche un po' morire. Ma anche Patti infatti cita proprio la questione della livella. Vedi. Io ad esempio d'estate lavoro in spiaggia e lì è la stessa cosa, perché siete tutti in mutande. Quindi ci può essere il commendatore piuttosto che l'imbianchino e siete tutti uguali, no? Kant, questo, no? Hegel. Che cosa estrapoliamo da questo capolavoro che è Casablanca? Un drink che per me è assolutamente un capolavoro. Lavoro. Esatto. Infatti quando voi mi proponete queste cose qua, alla fine della fiera, cioè viene fuori che mi proponete dei drink che io adoro. Ma perché lo sappiamo, Tommy, non è che andiamo a casa. Sto parlando del French 75, che appare nell'edizione del 1930 del Savoy Cocktail Book di Craddock. Ok. Chi è Craddock? Due coglioni. Che è uno dei tantissimi barman americani che durante il proibizionismo si trasferiscono in Europa. O in giro per il mondo, per questo, certo. Che nascono tanti tipi di miscelazioni, magari legate al territorio, perché loro sono immigrati, non potevano più fare da bere. In realtà pare che sia stato inventato negli anni 15, nella anni prima guerra 15? Mondiale. Non l'avevo mai sentito. No, in realtà viene codificato nella fine degli anni 20, metà anni 20, okay. Da Harry Macklin dell'Harry's American Bar di Parigi. Okay. E questo drink si chiama French 75. Perché? Perché? French 75, ho dato una manata al microfono. French 75 perché in realtà è dedicato a un obice. Oh. Devo preparare il fegato. No, semplicemente è un obice da 75 mm. Ok. Che viene utilizzato dall'esercito francese. Ma per quale cazzo di motivo non ho dedicato un cocktail a un cannone? Scusa. Era dedicato perché era utilizzato dall'esercito francese. È così. Allora contro. Ma perché non dedichiamo questo cocktail a un bel cannone? Però in realtà pare che nel 25 non ci fossero ancora questi obici, sono stati inventati un paio d'anni dopo. E in realtà pare che in realtà l'abbia inventato un'altra persona.
Allora cocktail sono bellissimi, sono buonissimi e soprattutto i grandi cocktail hanno delle grandi storie, certo, che quasi mai sono vere. In realtà ma ha però fatto più morti questo cocktail o l'obice? Questa è la grande domanda. Il cocktail è uno sparkling. Noi avevamo già fatto una puntata sul uno sparkling. Che cos'è uno sparkling? Abbiamo fatto una puntata, quella di Capodanno, quello sul cocktail, sì, champagne. Ok, quindi un cocktail un po' frizzantino, un po' da, sì, festa. Questo, diciamo, in realtà è un drink che ti tira una lecca fotonica, perché se non lo sparkling ci vorrebbe lo champagne, ma noi invece non lo usiamo lo champagne, semplicemente di un gin sour, sì, con l'aggiunta di champagne. Okay. È un drink fantastico, soprattutto per chi ama le bollicine, certo, però insomma ti dà una bella lasagnata, una bella obiciata. Partiamo subito dal metterci il nostro tocco, ovvero ci vorrebbe il limone. Vedete, 15, cioè un cl e mezzo di succo di limone. Okay. Io però preferisco sempre il lime. E chi non preferisce il lime? E proviamo. Beh, in realtà in certe ricette ti cambia completamente. Certo, è un po' più dolcino. Però io lo preferisco nettamente. Poi tanto mica dovete berlo voi, lo beviamo noi. Sì, poi io noto che in questa nuova edizione, diciamo, di Drink Like a G, che stiamo misurando le cose. Io mi ero abituato alla... No. Perché si tratta di drink così storici, così importanti che... è giusto, dai, sì, in effetti quelli che abbiamo inventato noi erano... Ci vuole un pochino di sciroppo di zucchero, ma che un ci pochino vuole. Proprio. Un Anche CL. Nel Boston, giusto? Un CL. Perché si chiamano Boston, questi Boston? Li avranno inventati a Boston. In realtà la quantità di gin, anche questa, è molto molto bassa. E per puro cazzo, guarda, anche oggi che usiamo oggi, Tommy? Raccontacelo un po'. Il gin 969 targato Gradisca Spirit. Oh, ma che cazzo, che è nostro ospite insieme alla Jack Daniel. Grazie, ciucciu. È arrivato il bonificone come al solito. Come vedete, cioè, se tu dici così, sono 3 CL, cosa vuoi che sia? 3 CL. Non è neanche uno shot. Esatto. Però poi bisogna aggiungerci un... dipende anche dal flute. Di solito sono un 6 CL. Ah, quindi lo aggiungi nel flute, non è che lo aggiungi... No, io non so se avete mai shakerato delle bevande gasate. Incredibilmente no. In realtà se ce ne metti una piccolissima quantità non ci succede niente. Noi invece di uno champagne usiamo un ottimo Trento Doc targato Marzadro. Prendi la bottiglietta di 18 luni. Il mignon di 18 luni che apprezziamo molto. Io credo che un Trento Doc sia molto più adatto a questo tipo di drink, perché comunque ha quella parte di lieviti che si va a legare molto bene con il gin e gli va a dare un bel sapore. Guarda, sono molto curioso di questo cocktail, devo dirti la verità. È un drink che non viene quasi mai considerato. E ne facevo una versione con uno sciroppo alla lavanda. Meglio, ma molto meglio così. Vai, ASMR. Guarda, che proprio dovrei mettere in cuffietta la notte per addormentarmi, invece deve che essere proprio piacevole. Sì, ascoltare Harry Potter letto da Pannofino. Sì, tipo quando io ascolto di Mugua per dormire. Esatto, quelle belle scelte lì. Sì. Facciamo un fine strain, pianino. Usiamo un fine strain, quindi è una doppia filtratura, diciamo. Per non fare impazzire le bollicine, anzi i lieviti, poverini, che sono lì che si facevano i fatti loro. E lì arriva sta sberla qua di limone, di robe. Molto semplicemente io farei così un profumino d'arancia, un po' di olio essenziale senza bruciarli, però poi io non ho il cappello come te là in Freeburger, però guarda, il bicchiere già è molto bello, devo dire, il colore è spettacolare, è non so se si vede. È un fruttino un po' anni 90, ci vorrebbero... Vabbè, un fruttino di 40 ci voleva. Prova a pensare, ho presentato in un flute molto più alto, con magari una scorza d'arancia. Te lo sei masticato? Ma proprio buono, bravo Anfri! Ora, per me col Trento Doc ci va una favola. Porca troia, è buonissimo, regia? Andiamo alla regia. Mica, è incredibile che negli anni 40 bevessero già così. Ma che cosa è successo a un certo ci punto? Ci siamo dovuti complicare quando sono arrivati i quattro bianchi con la... La gente era molto più elegante. Sai cosa? C'erano, c'erano molti meno prodotti, il bere era una cosa più... Come avete potuto vedere, cioè negli Stati Uniti, per esempio, i bar sono una cosa molto diversa. Assolutamente sì, lo devo confermare. Lo dicevamo prima fuori onda. È praticamente il Veneto se fosse un continente. Sì, alla fine sì. Che fa un po' paura, ma anche no. Ma perché in effetti c'è? Sì, ma no. Essendo poi uno poi abituato a stare qua, ti pensi che sia più una cosa nostra, quella della cocktaileria?
E invece no, ti rendi poi conto che non è così. Noi appartiene alla questione che riguarda magari. Anzi, forse noi arrivati adesso. I distillati, distillati di cuori, ma quello sì, quello sì. Però, però nella miscelazione, no, però aspetta, già negli anni 60-70 chi scendeva dalle grandi navi, infatti Genova, Berlino, eccetera. I famosi transatlantici. Oh, chi è arrivato? Un nuovo regista? Vogliamo fare un altro Tommy? Abbiamo finito però, niente. Tommy, vuoi venire un attimo che facciamo un mezzo caso? Vieni a questa era la puntata. Non è vero, non è vero. Vieni, tanta Casablanca. Ci ha raggiunto. Sei molto come, come, come hai fatto, tanto Tommaso, bianco e nero, guarda che ce l'abbiamo. Ad arrivare negli anni 40. Come al mit di Casablanca. Sì, perché qua ci sono le impalcature dello spazio-tempo. Peccato che non sei venuto l'altra puntata quando eravamo nel mit a New York. Questa puntata non ha assolutamente un senso logico. Ragazzi, da Casablanca degli anni 40 è tutto, un saluto da Johnny, Tommy. Quindi Tonnini, no, i Tonnini, Tommy Johnny, Tommy Johnny, i Tonnini, i Tonnini, i Tonnini, sigla! Sigla!